Venerdì 26 novembre 2010. La mattina del 26 novembre 2010, come tutte le mattine nei giorni di scuola, Yara prende il pullman delle 7 per andare da Brembate di Sopra alle scuole medie delle Orsoline in via Brosetta a Bergamo. A scuola, la mattina, non era successo nulla. Così conferma Chiara, una sua compagna di classe, che era stata sentita per telefono dalla madre la sera della scomparsa. Un suo compagno di classe, Mauro Besana, all'epoca compagno di classe di Yara, afferma che Yara il giorno era serena, che era in buoni rapporti con tutti. Non ricorda che venisse presa in giro o che avesse qualche simpatia particolare per qualcuno. Yara, dopo essere stata a scuola, rientra a casa per il pranzo. Le conoscenze della sorella, Yara, precisa Chebba, erano limitate all'ambiente della palestra e della scuola. Per lei il comportamento di Yara era normale anche il giorno. Yara, dopo pranzo, effettua un login alle ore 14:17. Effettua un logout alle 15:08. Usava il computer di famiglia, non aveva un profilo Facebook. Usava internet solo per scambiare messaggi normali con studenti tedeschi, essendo la loro scuola abbinata ad una scuola tedesca. Dalle 15:08 studia. Chebba, era nato un battibecco tra noi su chi dovesse portare il registratore in palestra, poi ha voluto andare lei. Ore 15:45. Chebba esce per andare a giocare a pallavolo. Ore 17:30. Yara esce di casa. Indossa, secondo la testimonianza della madre, un paio di leggings neri, una felpa, un giubbino, una maglietta azzurra, porta con sé i guanti che erano un mio regalo. Le scarpe All Star nere, inoltre le chiavi di casa, il lettore musicale e il cellulare, più lo stereo che doveva consegnare alle insegnanti di ginnastica ritmica in palestra. Deve rientrare per le 18:45. Tempo massimo di ritardo di Yara 10 minuti. Ore 17:40. Yara arriva in palestra. Ilaria Mecca è arrivata alle 17:30 in palestra, si è fermata con me circa un'ora. Ore 18:25:01. Essendo ancora in palestra, Yara riceve dall'amica Martina Dolci un SMS. A che ora ci dobbiamo trovare domenica? Sono le 18:25:01. Yara non risponde subito. Forse il cellulare era sul silenzioso. Daniela Rossi. Alle 18:35, 18:40, mancavano 25-20 minuti alle 19, quando Yara è venuta a salutarmi. Alle 18:40 Yara saluta e va via. Mamma mi aspetta. Nel corridoio che porta alla porta principale di uscita della palestra, Yara saluta con un sorriso francese Fabrizio, un signore che si era recato in palestra per prendere ed accompagnare a casa la figlia della sua compagna. Francese Fabrizio è l'ultima persona ad aver visto Yara.